Drammatico crollo dei prezzi di vendita nelle produzioni agricole ripetuto nel tempo con flessione dei prezzi sino al 60-70%, una crisi economica senza precedenti e i sindaci della fascia trasformata scendono in piazza. Lunedì 14 marzo prossimo è prevista una manifestazione pacifica dell'agricoltura siciliana al fine di far sentire la voce di disperazione degli agricoltori isolani. In contemporanea si riunirà il Consiglio d'Europa dei Ministri dell'Agricoltura, incontro durante il quale il Ministro dell'Agricoltura del Governo italiano chiederà l'attivazione delle clausole di salvaguardia previste nel trattato euro-mediterraneo. Ma quali sono i problemi che interessano il comparto agricolo? Il sindaco di Miscemi, Francesco La Rosa. La concorrenza sleale, la mancata applicazione dell'articolo 7, sarebbero le norme di salvaguardia, poi l'indebitamento che le imprese hanno e quindi non possono partecipare al PSR. Sarà dunque una giornata di mobilitazione dei comuni e di intere città e per quel giorno si chiede, partendo dalla chiusura simbolica dei municipi, il fermo di tutte le attività economiche, commerciali e sociali in modo da far sentire il peso della crisi in maniera anche fortemente simbolica. Io invito i miei concittadini e tutti quanti a non mandare a scuola, noi faremo sì di chiudere i comuni con delle decisioni di protesta per dar forza al ministro che sarà a Bruxelles. Ci saranno delle norme che saranno applicate dalla regione, che saranno quelle di bloccare tutti i crediti verso le banche e la Deret con un intervento da parte della regione, visto che può finanziare anche 13 milioni di euro alla Deret, può benissimo intervenire verso gli agricoltori. Da parte di Roma ci può essere un controllo in più alle frontiere e da parte della comunità europea far partire le norme di salvaguardia. La manifestazione sarà dislocata in alcune città simbolicamente rilevanti dal punto di vista agricolo: Niscemi, Gela, Licata, Pachino, Francofonte e Vittoria. Sfileranno in corteo pacifico agricoltori, studenti e cittadini guidati dai sindaci dei comuni siciliani.